Bella ragazzi, qui è 2087, ci siamo tornati su SpongeBob e l'isola di Vulcano. Allora, siamo qua ed editto? Perché ora devo raccogliere ingranaggi e non conchiglie? Allora, intanto prendiamo questa... Perché non si fanno prendere queste? Vabbè, chi se ne... Ah. Aspetta, posso fare una cosa epica del tipo fantastico. Perché Patrick è rimasto lì fermo? Vabbè, tanto avete visto che mi respawnano accanto, quindi. No, no, non così. Oh oh. Raga, questo gioco è già una figata. No, magari a ramp. No, 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 non cascare, bravo. Qua? Dov'è Patrick? Dov'è Patrick? Dov'è Patrick? È rimasto giù in fondo, non è messo a buggato. Ah, eccolo. Ok, ha preso Patrick. Ah, aspetta, ma io ho Patrick, non posso... Ok, aspetta, mi risponi accanto. Ok, bravo, così. Aspetta, passi cosa? No, scusa. Fantastico. Questo gioco è già una figata. Ok, adesso lo scopo non è più raccogliere conchiglie, ma raccogliere ingranaggi. Perfetto. E poi voglio anche vedere l'attacco a distanza. Voglio vedere l'attacco lungo di Patrick, voglio vedere. Ok, ho perso un affare. Perché devo raccogliere con chi gli ingranaggi? Non ho ancora capito. Vabbè, forse sbloccare i costumi, vabbè. Si è suicidato! Che l'uccello lì si è suicidato! L'avete visto anche voi, vero? Spero abbiate visto. Tanto non so nemmeno a quanto è la carica della batteria, quindi... Come al sempre non so quanta batteria c'è, quindi... Cos'è questo nido? Ah, deve essere la stessa roba di... Ok, è la stessa cosa di prima. Distruggi il nido. Allora, raga, non mi ricordo se c'era una modalità facile, difficile o tutte ste robe qua. Non mi sembrava ci fosse, quindi... Ok, qua è tutto vuoto. Aspetta. Allora. Ok, aspetta, magari Patrick ce la può fare. Bah! Patrick Zero. Ma quello lì è pellicano di l'odiosissimo pellicano di prima. Aspetta, ma Patrick cosa sarà come attacco lungo? Oh! Fantastico! Ok, aspetta, io vado di qua perché avevo visto un armadietto. Scusa, per SpongeBob le conchiglie e per Danny gli ingranaggi, ma per Patrick cosa devo raccogliere? Ok, punto di salvataggio. Aspetta, magari riesco a farli suicidare. Che stupidi! Che stupidi! Cosa dire, che sono i nemici più stupidi che abbia mai visto? Sali. Forse possiamo ribaltarlo? Sì! So già com'è. BAM! Fantastico. Oh, sto per cascare. Ok, sempre in qua. Due. Non sono un problema per me. Perché non riesco a salire? Perché sto continuando ad attaccare Danny? Allora, qua è cosa? Lì vedo delle conchiglie, quindi magari direi di... No, no, no! Posso essere più cretino? Ma certo, la risposta è sì. Potrei arrivare a 2 cm dalla fine del livello e poi morire. E ancora di sur, me la sono buffata e poi accadrà. Cos'è questa roba? Ah, forse per... Ho trovato una tavola da surf.
Guarda Patrick come esulta. No, no, no. E facciamoci per la terza volta il percorso lunghissimo. Guarda Patrick come corre fiero di sé. Guardalo. Ah, datemi gli hamburger! Fantastico. Allora, 5. Ok, siamo a 5 minuti e mezzo, va benissimo a me tempo. Tanto quanti sono i livelli? Non so quanti sono i livelli tra l'altro. Perché così magari se sapevi il numero di livelli e magari media con che tempo faccio un livello, magari si può anche intuire quanto manca alla fine del gioco. Questo è un discorso un po' assurdo. Ma cos'è successo qua nel 2012? Anche se siamo nel 2013, ma vabbè. Forse il 2012 non è arrivato da noi. Oh no no no. Allora, questa nave che è stata raccolta dal fondo del mare. È arrivata come la carta delle canne? Ah, posso anche restare fermo. Oh, oh. Oh mio Dio, posso scendere da qua come fanno i veri pro? No, no, non mi buttare in acqua, non buttarmi in acqua. Vabbè. Il bello è che te passi per una stella marina, dovresti saper nuotare te. Facendo cadere quel tubo in acqua, riusciremo a passare dall'altra parte. Che genio! Che genio! Grande Danny, tu sì che sei troppo un cazzo di genio. Aspetta, magari riesco a farli suicidare, no? No. Ok, questo lo so fare. Ok, il thermos gigante è cascato. Si è buggato? No, perché avevo visto una posizione veramente improponibile. Dai, forse ero io ad averlo visto in quel modo. Ok, no, sono stato io a vederlo così. Che poi la paura più grande di sto gioco è che tu faccia salti corti, è quella la paura più grande. Dietro le scale c'è qualcosa? Cos'è questo? Un chewing gum gigante? Dichi verde di Danny. Sono un genio. Cioè, raga, perché Io sto ancora bene grazie all'umidificatore marino neutronico di Jimmy Neutron. E tu, Patrick? Oh no, io non sono mica delicato come SpongeBob. Genio. Ok, SpongeBob avevo detto una nota lunghissima che non si può capire. Vabbè. Come può essere così stupido? Ingranaggio sospeso nel vuoto? Cosa sta per dire? Nel nuolo? Qualcosa di simile sta per dire. Ok, ora sto qui così di sicuro non casco, eh. Dai, il vantaggio è che i miei compagni mi rispondano accanto, è quello il vantaggio. Non mi attaccare, capito? Speravo di farcela. Ok. Cos'è? Delle piante. Oh oh, no no no! Vabbè, chi se ne fotte del coso. Ok, fine del mondo anticipata. Ma sapete, secondo me è che è un po' Titanic, soltanto in versione cartone animato. Ok, qua. Ok, intuisco un paio di problemi adesso. Intuisco un paio di problemi, sentitemi perfetti. No! No! Oh! Che culo! Che culo assurdo! Ok, abbiamo un golem gigante di sabbia che ci vuole uccidere. Ma tanto non è una preoccupazione, perché io tanto sto comandando Patrick. Cos'è questo? Totem di Patrick. Ma quanti oggetti bonus? Salute! Quanti oggetti bonus ha raccolto? Ok, manca qualcosa e sembra la spatola di SpongeBob.
Che cazzo è quello? Ma che... No. No, via. No, cavolo, mi ha immobilizzato. No, cazzo, sto morendo. Ok, prendiamo energia. Non so se l'avete notato, Basic, incazzato. Ok, è morto. Ok, ora abbiamo nemici più complicati. E questo quanto stiamo registrando? 10 minuti e 50? Ma sì, dai, facciamo durare il video ancora un po'. Ancora sti camini. Ok, abbiamo un checkpoint. Stavo per lottare. Allora, cos'è? Un pennuso? Una piuma d'oro? Le piume per chi sono? Forse saranno per Batic. Boh. Tra l'altro non so nemmeno se il lato del gioco si sente. I dialoghi si sentono, ma il lato del gioco non lo so. Chi sono questi tipi? Facciamo passare. Se tiriamo giù quel lampadario, possiamo usarlo come ponte. Aspetta, intelligente, ma prima voglio aprire questa valigia. Allora, dato mi sa che con l'attacco di Patrick casca in acqua, direi di usare l'attacco di Danny. E l'ho mancato alla grande. No, cazzo, devo usare Patrick? Ok, prepariamoci a morire. Ok, ci siamo suicidati, ma almeno non abbiamo tirato giù quello a fare. Sono questi granchi incazzati. No, non dovete attaccare l'albero. Non so se ti sei entrato nel gioco, vabbè. Prima le spugne le stelle di mare. Genio. Ma Dondola? Dondola! Oh, raga, sono troppo pro. Allora, io ce l'ho fatta, però prima vorrei passare di sotto, perché c'è qualcosa che non mi convince. Ok, di qua non c'è nulla. No. Ma posso passare direttamente a SpongeBob? No, non posso. Certo. No. Raga, non ditemi. Oh, che me lo fosse buggato. Ok, potrei essere in cima al relitto. Cos'è? Chi è questo? Ok, però prima devo trovare la spatola di SpongeBob. E spero che sia qua. Ditemi la spatola di SpongeBob è qua, se non mi arrabbio. Non c'è la spatola di SpongeBob. Ok, ho perso un bonus. Ok, raga, magari ripeterò il livello nel tentativo di trovarla. Semmai ripeti il livello nel tentativo di trovarla. Cos'è? Via. Ah, perché mi sputano addosso pesce? Fantastico. Da quando sto andando davanti il video? Quasi un quarto d'ora. Ok, questo è il classico pezzo di videogiochi dove devo battere delle onde di nemici. Non so, ma a me Patrick sembra un po' debole come personaggio. Grazie, amici. Che succede?
È una lunga storia. Ti dirò tutto quando lui ci mostrerà dove accamparci. E così ci ritroviamo con una spugna, una stella di mare e un gatto. Già, noi siamo gli eletti. Certo. Ecco qui la vostra nuova casa. Oh, è fantastico. Bel posto. Gli ho finito il livello in 15 minuti e mezzo. Oggetti trovati. Ok. Non ho trovato la spatola, ma vabbè, dimmi se mi rifaccio il livello nel tentativo di trovarla. Sconfiggi non si sa, per farlo nei bianchi sarebbe nei vecchi bianchi. Eletti, quei mostri sono servi del mago. Dovete sconfiggerli. Ok, distruggi il camino. Mostri di sabbia. E poi posso anche, direi potrei anche salvare. Raga, volendo li potrei anche evitare, però non so se questo ha qualche risvolto sul gioco. Quel cespuglio non me la racconta, si è anche mosso? Quel cespuglio si è mosso. Allora, questo cespuglio ha qualcosa e non va. Cos'è? Un cinghiale! Delle zanne. Ah, le zanne sono nel Baltic, ma allora perché? Ma allora perché sono le piume? Vabbè, io direi di mettermi in un posto sicuro, ecco, qua va benissimo. E direi che posso anche stoppare quel video, mettete un mi piace, un commento e iscrivetevi al canale. Ci vediamo nella prossima parte. Ciao!